ancora parlare un attimo con Tommaso Lo Russo. Abbiamo parlato appunto di piante, di fiori, abbiamo parlato di vino, siamo però nella terra del tartufo e manca qualcosa, quindi abbiamo anche ipotizzato una sfida tartufo bianco, tartufo nero, ma abbiamo dedotto che fin dall'inizio che non regge, però qualcosa ci sarà. Sì, sì certo, la storia del tartufo bianco e nero è una storia vecchia, con tifosi per il bianco, tutti siamo tifosi per il bianco, e persone che la pensano in modo diverso, non diverso, ma comunque in modo complementare, sono a favore anche del nero. Noi abbiamo fatto proprio un'indagine con Convinco per sentire alcuni ristoratori e alcuni esperti di pubblicità, di comunicazione. Abbiamo fatto la domanda a due esperti pubblicitari e ci hanno risposto esattamente al contrario. Uno è un amico di Milano, l'altro è un altro esperto di pubblicità e di comunicazione, e quindi secondo noi si potrebbe trovare anche un rapporto di simbiosi fra il tartufo nero o il bianco, oppure comunque il fatto che si discuta per un'idea o per l'altra potrebbe essere anche un modo per allungare la stagione del tartufo e della stagionalità del nostro territorio. Poi c'è da dire che non tutti i territori sono estremamente forti, perché se parliamo di territori con grosso appeal come Barolo non c'è niente in più da fare, però ci sono altri territori, per esempio io sono dell'Alta Langa, sono territori estremamente deboli che hanno bisogno di inventarsi qualche cosa di particolare. E il fatto che si discuta, che sia pro o contro su uno dei due prodotti, ovviamente il tartufo bianco rimane nell'immaginario, è un modo di una flora particolare. Quello nero, noi rinunciamo a questa sfida, parliamo, discutiamo, e soprattutto che se ne discuta all'estero, perché stando a quello che diceva un amico, un fatto esiste, un evento esiste, solo se ne parla nei giornali e nelle televisioni. Quindi può essere un modo per parlare di questo. Perfetto, grazie a Tommaso. Ricordiamo appunto nella giornata di sabato 17 maggio alle 10.30 il convegno internazionale sul tartufo bianco d'Alba. Diamo appuntamento il 17 e il 18 maggio per le intere giornate. Ricordiamo anche che non ci faremo mancare nulla, perché il gruppo Artiglio del Drago rievocherà anche una battaglia medievale tra i fiori di Rossi. Quindi che dirvi, appuntamento 17 e 18 maggio, grazie ai relatori di questa giornata, Danilo Candela, Tommaso Lo Russo, Paolo Taricco e Elenia Colucci. Grazie.